carrello. Se mi indovina il prezzo, l'aiuto. Non disperi, l'aiuto. Siamo sopra i 40, sotto i 70. I nostri amici prima si sono avvicinati abbastanza. Mi deve mettere anche, diciamo, un po' di centesimi alla cifra e poi se lo può portare a casa questo carrello. Proviamoci. 60. Aspetti, mi dia un'occhiata bene. Sono tutti prodotti a marchio Shan. 65,49. 65,49. Non ci siamo, santo. Grazie, vabbè, innanzitutto. Prego. Buona giornata, che peccato. Signora, venga a giocare con me, venga, venga. Buongiorno, che splendida. Suo nome? Dora. Allora, Dora, prendiamo la telefonata prima. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare? Con Giovanni. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Giovanni, giochiamo, forza, subito. Portati a casa il carrello, dai. 56,65. No Giovanni, non è la cifra giusta. Giovanni, peccato, okay. Richiama domani, va bene, ritenta. Un bacione, okay. Grande e buona giornata. Buongiorno. Anche a te, ciao. Allora, signora, il suo nome abbiamo detto? Dora. Dora da? Taranto. Signora Dora da Taranto, io la vedo grintosa, forza, giochiamo. Aspetti, aspetti, sì. aspetti. Che ha sentito, ha sentito. Un aiutino, aspetti un attimo. Sì. Allora, Nicla prima ha detto tra i 40 e i 70. Le dico che è tra i 40 e i 60. Ah, vabbè. Va bene? Allora, aiutino. Dai. 58,63. Non ci siamo, però insomma, ho visto che piano piano, insomma, adesso perché ho sentito già 60 e allora ho detto infatti. Diamo un aiuto, stato no? Bravo, Diamo un aiuto. Meriti un bacio, Angelo, davvero, è vero signora? Grazie, buona giornata, grazie a lei. Allora, beh certo, buongiorno, ci ritroviamo. Ci riprovo. Sì, suo nome? Vito. Vito da Taranto, perfetto. Sì. Signor Vito da Taranto, ci è venuto a trovare di nuovo. Bene, allora, sentito prima, stiamo sempre 50, girando. 60. Tra i 40 e i 60, sì. 40. Tra i 40 e i 60. Vada. 55 e 80. 55 e 80, interessante. No, ma ancora non è, no. Non interessante la cifra, buona ma giornata. Non è grazie, quella giusta. Buona giornata, che bravi i nostri perché, amici. Perché diciamo siete vicini, è interessante, siete in zona. Non perché avete sbagliato di pochissimo, può essere così, ma può darsi anche che abbiate sbagliato di 1, 2, 3 euro, quindi sono soltanto delle indicazioni di massima che vediamo. Infatti, però sì, devo dire che loro ormai hanno occhio, cioè si avvicinano tanto e sono davvero bravi, bravi, bravi. Chissà che oggi qualcuno mi chiama e mi vince pure di nuovo anche subito il carrello. Questo è il 13esimo, ricordiamo, chiamate al 338-722-5897, chiamate, chiamate, chiamate perché oggi... La signora? No, forse c'è il telefono venga, prima. Signora, venga, vediamo venga, se vuol giocare. Se volete quanta giocare quanta. Anche insieme. Buongiorno signora, il suo nome? Stefania. Stefania, giovanissima da? San Marzano. Da San Marzano. Stefania, non so se hai seguito la nostra trasmissione e sai di che cosa si tratta il gioco, perfetto. Allora, il prezzo, Angelo ha dato un ulteriore aiutino questa mattina, quindi abbiamo detto... ricordami tra, Angelo, da, tra... è superiore ai 40 euro ed è inferiore ai 60 ecco, quindi euro. Quindi sopra i 40, sotto i 60, mi raccomando i centesimi. 54,60. 54,60. Brava, però non è quella la cifra, okay, grazie. Grazie. No, buona giornata, c'è la telefonata? Sì, pronto? 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 Chi è? Con chi parlo? Con chi parlo? Pronto? Sono Ricky. Ricky! Grande! Come stai, amore? La zia, mannaggia, sempre si preoccupa per te. Come stai? Ci senti? Bene. Bene, ma no, meglio. E la mamma meglio. Come sta? La mamma distrutta. Dopato dalla tachipirina, da litri di tachipirina. E la nostra Valentina al telefono con il Valentina. Piccolo Ricky. Vi volevamo salutare, siccome ti stiamo guardando, allora vi volevamo salutare. Però vabbè, ma ci vediamo, arrivo, ma ci vediamo più tardi? Mi danno un cambio, sì, mi danno un cambio alle arresti domiciliari a cui sono sottoposta e riesco a venire a fare la rubrica di cucina. Ma però vieni? Ci stiamo guardando, ho detto telefoniamo, salutiamo. Dai, fatto bene, fatto bene. Ma io non ho capito, vieni Valentina più tardi?
sì, vengo. Ah, bene, bene. Allora, si mangia anche oggi, ragazzi. Bene, bene, siamo con te. Un bacio. Vediamo dopo. Un bacio a Ricky, buona guarigione. Ciao. 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 Poi facciamo ruggire 10 volte oggi il nostro gattino che piace molto a Ricky. Mannaggia. Sì. No, è bello, hai visto che applauso hanno questi messo, malanni, certo, è un applauso certo. Di incoraggiamento per Ricky perché non è stato bene, ma è stato un applauso di gioia perché Valentina viene e cucina. La regia ha detto, e vai, voleva dire Angelo, così. Angelo, tu sapessi cosa è capitato ieri con quel riso, patate e cozze, sapessi. Non, anzi, non ve lo raccontiamo, non ve lo raccontiamo. Sì. Dai, dai, facciamo un altro saluto dai, a Carmen, sì. Prima l'abbiamo fatto alla nostra... Carmen Valletta, la nostra camera girl, anche lei alle prese con questi accidenti che stanno capitando in questo periodo. Quello è il tempo, il problemi freddo, di salute. Mannaggia. E allora salutiamo Carmen e l'aspettiamo quanto prima. Intanto ristabilisci e poi ci fa piacere avere. Ma nel frattempo, tra un malanno e l'altro, prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno signora, il suo nome? Antonietta da Taranto. Ciao Antonietta. Allora Antonietta, hai sentito prima? Angelo ci ha aiutato, i signori si sono avvicinati molto. Giochiamo. 51 e 60. No, non è quello, non è quello Antonietta. Però brava, richiama domani, possiamo ritentare la fortuna. Va bene, ti aspetto. Buona giornata, grazie, ciao, un bacione grande. A presto, grazie. Bene, era l'ultima telefonata? Sì, dai, vediamo se ne prendiamo un'altra, poi facciamo una pausa e magari sentiamo una bella canzone, magari di Nicla, perché stanno per arrivare gli ospiti dell'altro spazio. Bene. E sarà dedicato prevalentemente ai ricevimenti e ai matrimoni, quindi vi faremo vedere delle bellissime immagini e poi avremo qui anche una o due modelle, adesso non so bene, non ricordo bene, poi mi devo informare, a proposito di abiti da sposa, ecco, quindi no, mi raccomando, le signore che magari vogliono essere informate, vogliono sognare, o le future signore, le future spose, no? Quindi è un'occasione importante per vedere dal vivo qualcosa di bello che affascina sempre. E vediamo se c'è una futura sposa in collegamento con noi. Pronto, ultima telefonata, stoppa le telefonate. No, è uno sposo. Pronto, buongiorno, il suo nome? Salve, buongiorno. Sì, tuo nome? Lorenzo. Ciao Lorenzo, hai già chiamato Lorenzo? No, è la prima volta? Ah, bene, da dove chiami Lorenzo? Da Mottola. Ah, da Mottola, bene. Allora Lorenzo, non so se hai seguito la nostra trasmissione, diciamo, nei giorni scorsi e oggi. L'hai seguita? Dici sì. Allora Lorenzo, i nostri amici si sono avvicinati molto, Angelo ha dato un ulteriore aiutino, quindi siamo sopra i 40 e sotto i 60, va bene? Giochiamo. 52 e 50. No, ancora no. Peccato, amico Lorenzo. Di Mottola, purtroppo non è. Ciao, buona giornata. Ci può chiamare domani. Sì, certo. Grazie. Lorenzo, buona giornata. Vienici a trovare qui allo Shan. Bene, quindi stop alle telefonate, riprenderemo con il gioco dopo, tra un po', dopo, va bene? Dopo, mi raccomando, incollati alla TV. Va adesso bene. Diamo spazio alla regia e quindi ci vediamo subito dopo con una bella canzone. Vai! Vivere bene ti conviene. Un petto di pollo intero in promozione qui in Oshan è a 3,99 euro. Mi conviene Oshan. Da lunedì 16 a mercoledì 25 maggio all'ipermercato Oshan arrivano i top 100. 100 prodotti in offerta con la formula risparmio Superstar. Grana Padano DOP stagionato 15 mesi, 89 centesimi letto. Prosciutto di Parma DOP stagionatura minima 20 mesi, 1 euro e 89 letto. Yogurt intero Vipiteno 2 per 125 grammi, 49 centesimi. Passata di pomodoro Mutti, 75 centesimi. Estate 3 per 200 ml, 99 centesimi. Top 100. Mi conviene Oshan. Spina,
Il gusto in azione. Da una vecchia tradizione i prodotti caserecci pugliesi. Il pastificio di Bari Tarralloro nasce nel 1982 con la produzione di taralli, da cui il nome del marchio. Ad oggi produce principalmente pasta trafilata al bronzo, essiccata lentamente a bassa temperatura e ottenuta dalla miglior semola di grano duro, per soddisfare i clienti del mercato nazionale e internazionale. Tarralloro, nuove tecnologie per prodotti di alta qualità. Noi siamo dinamici, sì. Abbiamo uno spirito forte e con questi ritmi da circo noi passiamo da una rubrica seria, dalla festa dei popoli, al gioco del carrello, alla canzone, al caffè. E ma non sono io sono il clone di Nicola, sai? Ah sì, sì. Ho sì, tre cloni, quello che canta, quello che fa il carrello e quello che cucina, non so, fa un po' di cabaret. Bene, dai, allora vogliamo sentire una bella canzone, sì, dal vivo della nostra Nicla. Che cosa ci proponi oggi, Nicla? Un bel pezzo di Sting, Fragile. Benissimo, allora a te. Precious little one, driving the car of the heaven sun. Tomorrow's swing will wash the sins away, but something out of my life they always say. We're up the final house, me to claim to last time's argument. And nothing comes from violence, and nothing happened cool. For all those four beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Pulling all the way we fall, like tears from the stars, like tears from the stars. Pulling on the way we say, how fragile we are, how fragile we Ho cantato questo pezzo molto basso perché ormai le corde
sono andate non so dove. Bene, allora a questo punto, Angelo, a questo punto, Angelo, che cosa facciamo? Facciamo una magia. Bella domanda, mi hai fatto una bella domanda, perché gli ospiti sono in ritardo e quindi bella domanda. Allora. Sai cosa vorrei fare? Io veramente, io ho visto che hai fatto il caffè, io un goccino di caffè me lo prenderei. Sì, quasi quasi. Intanto... Sì. Mi fai tu questa cortesia, magari me ne versi un po', perché l'abbiamo fatto con facciamo anche questo tutto la in diretta, moca. Vai. Ora è sparita perché abbiamo allestito una postazione, perché tra un po' qua ci sarà una bella modella. Abbiamo l'ospite che è già arrivato anche, magari date modo all'ospite, un attimo, salto, devo mettere il microfono, un attimo di pazienza. Così parliamo di una bella struttura del nostro territorio, parliamo di ricevimenti e in modo particolare di matrimoni. Quindi se avete intenzione di sposarvi, non fate, cioè volevo dire, non perdete questo spazio perché è una cosa bella, che fa sognare e può dare anche delle utili indicazioni, perché magari qualcuno ha le idee confuse e dice dove faccio il ricevimento di nozze, e ce ne sono tante di strutture. E allora come orientarsi? Vedere un po' la struttura, che servizi offre, dove è situata, e questo può essere già un motivo di scelta. Poi vi faremo vedere degli elementi essenziali di un matrimonio che riguardano soprattutto le donne, quindi gli abiti, no? Gli abiti da sogno. E qui, con un po' di pazienza, perché stiamo allestendo quasi un atelier qui nel nostro studio, vi mostreremo anche dei bellissimi abiti grazie a delle aziende che con grande disponibilità ci danno una mano per farvi sognare e per dare anche delle informazioni di carattere commerciale. Vedi, è andato a sbirciare il nostro Paoletto dietro le quinte con... questa è una casa, vedete? Ma la moca. Stai venendo da me? Sì, faccio vedere ai nostri amici cosa succede. Tutto in diretta, tutto in pochi in secondi, facciamo il caffè, cantiamo, balliamo, facciamo il gioco del carrello. Guarda che bella, della Vialetti. E noi siamo pronti con il caffè. È già zuccherato, non so se va bene. Benissimo. Diciamo, è la prima volta che facciamo il caffè. Lo prendo. Sei sicuro? Sì, sei sì, proprio sì. Sicuro? Sei convinto? È la prima volta che facciamo il caffè in questa macchinetta, Angelo, quindi non so come viene. Il bar qui, è qua vicino il bar. È qua vicino. Va bene, proviamo. L'assaggio, perché dobbiamo dare ora la linea alla regia per la sigla di questo spazio. Mentre io bevo, sigla. Mi conviene uscire. Benissimo, parliamo dunque di feste, di belle cose, sì, dai, lo facciamo con Angelo Venneri. Buongiorno, caro amico Angelo Venneri, ci fa piacere ospitare Villaggio San Giovanni. Accomodiamoci, una delle strutture più belle del nostro territorio, che è l'ideale per tante feste, tanti ricevimenti, ovviamente i matrimoni, ma non solo, perché si fanno anche tante altre belle feste. Vogliamo dire ai nostri telespettatori, perché la platea televisiva è molto ampia, quindi ci vedono dalla Puglia, dalla Basilicata, e con Sky anche ci vedono in tutta Italia, dove si trova il Villaggio San Giovanni e che cos'era prima, cioè che cosa, perché si chiama Villaggio San Giovanni? Allora, la posizione prima. Sì. Non si sente l'audio. Sì, arrivo, ecco. Un attimo, prendiamo il microfono, perché quello che le abbiamo dato è di cartone. Adesso le do questo, questo giusto. Allora, prego. No, per il momento no. Dunque, sono il titolare del Villaggio San Giovanni, come si suol dire, il padrone del Villaggio San Giovanni. Che insieme alla mia famiglia, che collabora con me, abbiamo creato da una masseria agricola, dove c'erano allevamenti di animali, è diventato un modesto ristorante hotel, grazie a Dio molto frequentato dalla popolazione tarantina e oltre. E non solo, è vero. E non solo. Per cui
devo dire che le cose vanno molto bene, la gente è contenta e si vede dalle notizie che poi mettono per fare ringraziamenti, pubblicità, no? I commenti. Sì. Quindi, vedete che bella struttura è questa, vedete, sono molto E quindi molto io elegante. Inviterei chi non ci conosce, perché chi ci conosce non c'è bisogno che dica niente, perché già sa tutto, conosce tutto, ritorna. Con, anche con altri amici che non ci sono stati vengono a passare da me le serate tranquille, le cene, pranzi, facciamo un po' di tutto, insomma, dai meeting. Eh sì. Ma si può anche dormire, una struttura, diciamo, polivalente. Sì, sì. Ma si può anche dormire, quindi ci sono anche delle stanze. Basta guardare dell'hotel, le stanze dell'hotel sono molto belle, quindi ho messo, ci sono, è un hotel a 4 stelle, ma che ne meriterebbe molto di più. Ah, che bello, vedete. Sì, vedo belle queste riprese. E quindi sono soddisfatto, perché la gente che va via ci ringrazia, a tutto lo staff, a tutti, non solo ai proprietari, sì, anche il personale. Al personale, che è molto ben preparato, perché sono ben addestrati a fare il loro dovere, il loro lavoro. Che bello. Ho visto agli chef quasi ogni anno faccio i corsi e vengono professori da diversi enti, uh-huh, scolastici e non, posso dire di avere un personale veramente all'altezza del compito. Perché poi è costantemente preparato, poi c'ha ha una grande passione, naturalmente. Poi, la passione che ho avuto io da contadino, sono diventato ristoratore, albergatore anche, ma non lascio mai manco l'agricoltura. No, anzi. È tutto un insieme. Ma è possibile avere anche dei prodotti della terra, no? Sì, il punto, se viene, può comprare l'olio che produco io stesso dai miei oliveti, o il vino che produco. E che do anche a tavola quel mio vino. Bene, bene. Questo... Ho le tre qualità di vino: Chardonnay, Sirac e Primitivo, DOC, che veramente ricevo quasi da tutti gli intenditori. Molto apprezzato. Molto apprezzato, ricevo. Bene, bene, sono... Io, commenti buoni. Devo dire che voi sapete. La prima forma di pubblicità, poi ci sono i manifesti, la televisione, la radio, ma la prima forma di pubblicità è il passaparola tra le persone, no? Come ti sei trovato? Hai fatto il matrimonio lì, oppure sei andato a cena lì? Come ti sei trovato? Ebbene, questo passaparola è fondamentale, ha decretato il successo di questa struttura, è vero? È vero che è così. Quindi i miei clienti portano altri clienti, perché se essendo stati trattati bene, hanno mangiato bene, si sono sentiti a loro agio, le è piaciuto il posto e ritornano volentieri. Ecco. Invece, a proposito di feste, ricevimenti, no? Io ho detto non solo i matrimoni, tra un po' ne parleremo, ma per esempio se io volessi fare il 18esimo, non il mio, ma di un ragazzo. No? Tutte le cerimonie tutte, che esistono, no? Cresime, battesimi, tutte di là, possiamo lauree, fare tutto, fino ai meeting pure. Quindi per lavoro, questioni di lavoro, per, no? Fare anche meeting, tante aziende del nord che vengono a Taranto a fare questi meeting per farsi conoscere, e invitano tutti i loro clienti e non a conoscerli meglio. Bene, intanto la nostra regia è andata a curiosare su cosa si sta preparando nell'altra parte dello studio, perché ci sono dei manichini, ci sono degli abiti, insomma, non svegliamo niente, solo per incuriosirvi un po'. Allora, Angelo Venneri, diciamo, mettiamo la nostra attenzione sui matrimoni, perché molta gente dice: sì, io vorrei una bella struttura, però mi piacerebbe avere, soprattutto se siamo nella stagione estiva, degli spazi aperti. Mi piacerebbe fare anche un matrimonio all'aperto. Dalle immagini che abbiamo visto, che ora la regia ci ripropone, non mancano gli spazi da voi, no? C'è di tutto e di più. Ci sono diversi spazi, sia nei prati, di fronte a questo albergo che si vedeva momentaneamente, c'è la piscina e intorno alla piscina facciamo cerimonie, nel prato finiscono le cerimonie,
e all'interno noi diamo, per esempio agli sposi, diamo anche tre sale a loro disposizione, una che è per l'accettazione e gli aperitivi, gli antipasti, sì, gli aperitivi, insomma. L'altra sala è la sala da pranzo, sì. e l'altra ancora all'interno, se il tempo non è buono, o all'esterno nei giardini si fanno i buffet serali, poi di dolce, che bello, e quant'altro. Eh sì, sono degli spazi molto belli che sono immersi anche nella natura, no? Perché poi vedete il contesto dell'agricoltura, la mia azienda è quella intorno. Ecco, poi vedete questa bella piscina. Sì. Ho visto anche una vasca idromassaggio, c'è, mi pare, no? Due vasche idromassaggi sulla terrazza momentaneamente. Eccole, che bellezza. Ma i programmi sono ben più, diciamo, già avanti come progettazione. Perché voglio creare una grande spa che è in un sotterraneo che ho, che è veramente adatto, è una novità creare laggiù questa spa, che si comunica sempre da sotto, che entra nell'albergo ed escono dalla... E possono anche venire, dove potranno venire anche gente da fuori, dai dintorni, che viene a passare lì la giornata in questa spa. Io volevo salutare il nostro ospite. Buongiorno. Io devo dire, Angelo, è uno scoop questo, ma per tanti non lo è. Io sono cresciuta nel suo locale, io sono venuta a cantare un sacco di volte, ma proprio tanto, si ricorda? È un viso conosciuto. L'ho conosciuto, non ricordo mai, no? Nicla. Ci siamo visti un sacco di volte l'ho visto, e spero che venga sempre, perché certo, ci vediamo sempre. È successo quando è venuto a cantare lei. È vero. Grazie. Devo dire, poi ho visto crescere anche questa struttura che si è allargata, è diventato hotel, spa, meravigliosa, complimenti. All'inizio da poche sale, mi ricordo. E man mano io sono l'imprenditore dei piccoli passi certi. Giusto. Quindi, diciamo che a Taranto e provincia è un'istituzione. Non sono abituato a fare debiti. Certo, e fa bene. Per cui vado piano e vado lontano. Infatti, come detto. Bisogna dare onore al merito, perché effettivamente Angelo Venneri, come dire, gli introiti non li destina soltanto a se stesso, alla sua famiglia, ma investe. Non voglio avere soldi, non voglio essere ricco di denaro, ma di creatività. Esatto. Quindi continuerò ad allargare, in modo che la gente abbia più punti di riferimento. Certo. Invece il governo Tavanna viene da me. Esatto, giusto. Con davvero trasporto vi diciamo, andate, lo dice anche la nostra Nicla, andate a visitare, se non l'avete fatto, questa struttura, informatevi, anche perché ci sono tante occasioni, adesso non è periodo, ma insomma c'è, che ne so, Natale, Capodanno, poi volete passare, non so, la Pasquetta, volete passare Ferragosto, no? Tutto ciò che viene, noi siamo capaci di creare l'ambiente giusto. Certo. Bene. È il posto adatto, insomma. Ma poi è la convenienza anche, nel senso che comunque la qualità, e poi non sono prezzi. La qualità prima di tutto e i prezzi modesti. Se no li spaventiamo. Perché qualcuno dice, bella questa struttura, ma chissà quanto costa. Invece no. Fate i paragoni. Queste cose li sento spesso. Come fai a dire, sì, ma hanno detto che qua si paga tanto, sono tutte bugie. Sfatiamo questo mito, è vero. Questi sono i prezzi, perché io poi li tengo esposti in ufficio, li mettiamo anche nella pubblicità, i prezzi. Certo. Ci sono anche le mozzarelle fatte al momento. Che meraviglia. Il taglio, non so, dei prosciutti, e poi le scaglie di parmigiano e tante cose buone, i frutti di mare, cose di buona qualità, che meraviglia, e la gente alla fine ci ringrazia, tutto lo staff
come disse Aiazzone, provare per credere, è vero? Esatto. Io provare devo dire anche credere. Che anche il personale è molto qualificato, lo sì. vedo, insomma io sono stato molte volte in questa struttura, quindi... Sono quasi 25 anni che ho personale di 25 anni fa anche, ma oltre ai giovani attuali che cresco, che addestro, perché non bastano mai. È chiaro, perché... E quindi... abbiamo veramente personale che merita la nostra stima, del, la nostra personale, stima, certo. amicizia e il nostro rispetto nei loro confronti. Eh sì. Perché sono veramente in gamba, vedi, tutte queste cose, vengono tutte create lì da questo personale che ho creato, addestrato. Quindi quando il personale è addestrato bene, gente ben educata. Normale, certo. Io non me li lascio sfuggire, certo, è importante. Eh beh, da buon imprenditore a occhio per queste cose. Ma poi devo dire anche che c'è un buon gusto, no? Perché esatto. certe volte si va in dei locali dove c'è un po', come dire, molto kitsch, molto pacchiani. Pacchiano, no? Pacchianeria non c'è niente. No, invece bello, qui molto, creativo, molto raffinato. Ma gestisce da solo tutto questo? No, c'ho la mia famiglia, ho detto all'inizio. Quindi tutta la famiglia. C'ho la mia moglie, la signora, salutiamo. L'ottima per quanto riguarda l'ordine e la pulizia, c'è la mia moglie che è vero, e l'ho conosciuta, è impeccabile. C'ho le figlie che dirigono le sale, le cucine, certo. state bene. I generi lo stesso, tra la ricerca degli acquisti sani, buoni. E il fatto di stare negli uffici a riscuotere certo, pagare, gestiscono tutto in maniera eccellente. C'ho tutta un'organizzazione familiare intorno a me e quello mi dà, è la forza, mi ha no? dato, certo. quella è la mia forza, certo, anzi, importante. E spero quanto prima che mi mandano in pensione. ma no, è così, lei è giovane, così loro possono continuare, mi sostituiranno in tutto e sono all'altezza di certo. Però, ma anche se un giorno dovesse andare in pensione, Angelo Venneri, la sua terra non l'abbandona mai. Nella terra ne starò sempre là. Io desidero che i miei figli prendano coraggio e si amministrano da soli. Però io non mancherò. Ma sì, non mi chiama è un referente, no? Un punto di riferimento, Angelo Venneri, per questa bella struttura. Però ecco, faccio finta di non saperlo. Ma se io volessi venire a cena un sabato sera, c'è la possibilità? Stiamo parlando di ricevimenti. Ogni sabato c'è la musica. Ecco, vedete. Interessante. E che si adatta ai clienti di quella sera. Ci sono quelle abitudini. E sappiamo certo. già cosa vogliono. Infatti. Poi ci sono quelli che non sono abitué, ma che vengono per certo. ovvi motivi, portano altri amici che se fanno richieste di musica diversa possiamo accontentarli. Quindi entrate a San Giovanni perché così come entrate non uscite più. Perché esatto. ormai manca, c'è tutto, c'è l'hotel, si mangia e bene. Lì siamo lì con umiltà a servire tutti e a cercare di accattivarci la simpatia di tutti dando un ottimo servizio, un'ottima cucina. Quante sale ci sono? Sono 6 sale di varie grandezze a scala. Sì. C'è la più piccola e la più grande. Di vari stili in modo da accontentare tutte le esigenze. Bene. Che sono veramente molto ampie, piacciono alla gente pure. Quindi che dire? A chi si vuole sposare che venga. Infatti, a chi si vuole sposare da casa, mi raccomando, anche qui alla Sciana. Chi si vuole sposare? La signora si vuole sposare? Già fatto. Peccato. A battezzare. Facciamo il 25esimo, il 50esimo. Tutto. Facciamo di tutto. Certo. Bello, ma bene. Quindi mi fa piacere mettere in evidenza queste bellezze del nostro territorio, no? Queste belle strutture. Che sono orgoglio e che hanno questa capacità di attrarre tante persone. E, capita di avere anche coppie che vengono da fuori, non soltanto Tarantini? Da Bari, da Lecce, da Brindisi. Certamente i più vicini sono i più numerosi. Certo. La provincia prima di tutto, certo. Ma non vengono un po' da tutte le città. Sì, quindi però ci fa piacere sapere che anche
da altre province si avvicinano a questa bella struttura che merita sicuramente interesse, come abbiamo mostrato con le nostre immagini. E signor Venner, io gli devo fare, scusami Angelo, gli devo fare un'altra domanda. Ma mai pensato di aprire un altro ristorante, magari da un'altra parte, dato che appunto vengono da Bari, vengono da Lecce? No, perché avere più ristoranti vuol dire non tenere tutto sott'occhio. Ecco. Ed io quello che creo lo voglio tenere sempre sott'occhio. La famiglia deve poter guardare tutto, servire tutto, tanto oggi con le macchine possono venire da 100 chilometri. Ricordiamo dove si trova il San Giovanni? Il San Giovanni si trova a San Giorgio Ionico, tra San Giorgio è una masseria feudale che esiste dal Novecento e che sta tra San Giorgio e Marpiccolo. Una curiosità, a 2 chilometri dalla statale, quindi sì, molto è accessibile, accessibile. Ecco, volevo chiedere questo perché si dice bisogna prenotare in tempo per i matrimoni. Ci sono già tante prenotazioni, immagino. È capitato proprio ieri che è venuta una coppia, voleva, mi dispiace, ma guardate, siamo già impegnati. Sposa il giorno dopo. Perché no? Ha detto, ci penserò, perché io mi ero fissato che con quella sposare data, qua. Certo. Se puoi cambiare la data. Quindi meglio per me è un piacere, ospitarvi, no? Meglio prenotarsi prima, certo. Talvolta non capita anche di avere ogni matrimonio diventa una pubblicità. Perché vengono i parenti degli sposi, gli amici, che poi è piaciuto e vengono anche loro. Eh beh, chiaro, normale, il passaparola, come abbiamo detto, è importantissimo. Bene, è vero, qualche volta si prenota anche un anno prima, no? È vero, con molto fino a qualche anno anche 2 anni. Adesso sì, un anno prima fanno in tempo a trovare la loro data. Se no poi dopo si devono adattare alle altre date. Quindi se io domani dovessi decidere, impazzire di sposarmi, non posso, perché no, non probabile pure che scelga un giorno la data che non c'ho, non vediamo sono impegnato. Vediamo se sono fortunata. Bene. Allora, visto l'ampiezza, io posso fare anche 2 sposi al giorno. Chiaro. Dando 3 sale ciascuno. E poi ci sono spazi esterni che sono. Ma c'è anche la possibilità di fare il matrimonio esterno, all'esterno, volendo? Si può pure fare, ma l'estate parlo di giorno fuori, il caldo sempre in serale, chiaro. Ma facciamo le serate poi fuori, non finale. Sì, bene, quindi alla, in piscina. Quando è tempo cattivo, è d'inverno, autunno, allora si fa nelle sale. Nelle sale. Certo. Quando invece diventa già estate, fine primavera, estate, si fanno fuori in giardino, in piscina, il finale. Mentre nelle sale al fresco si sta molto meglio, devo dire. Si fa l'inizio, il buffet d'inizio. Certo. Che belle. Questo è il mio locale. Dolci, no? Bello. Chi lo conosce, sono convinto che le piace, perché li vedo ritornare. Chi lo conosce ritorna, li vedo ritornare, quindi vuol dire che sono rimasti contenti. È vero. Beh, Nicla ed io lo conosciamo, quindi perciò ne possiamo parlare molto bene. Quindi chissà se c'è qualche immagine di Nicla, qualche matrimonio. Sì. Ci sono i miei amici sicuramente che... E c'è sempre il violinista che offriamo noi. Il mio amico. Che è un caro bello, amico da tanti anni. È vero. Beh, siamo sul prato, vedete? Figlio prato, di maestro, di musica, tutta una famiglia di musicisti. E poi ho visto che non mancano i fuochi d'artificio, no? Sempre, alla fine quando si va al buffet, al buio, spariamo i fuochi. Sì. Oh, che quindi tempismo. I fuochi fanno, diciamo, ve ne occupate voi? No, ce ne occupiamo anche a farli venire, ma chi paga sono sempre gli sposi. Bellissimo. Mantenendo i prezzi giusti, certo, i costi contenuti, possiamo avere tutto. Offrire più di tanto. Chiaro. Bello davvero. Allora, abbiamo visto tante cose, abbiamo proposto tante belle immagini, abbiamo detto anche molto di più.
forse una cosa, o perlomeno mi è sfuggita, per quanto riguarda invece i posti letto, no? Le camere, quante sono disponibili? Adesso sono 20 camere. Ah, 20. E adesso sto facendo progettare un'altra 15 camere con un locale piano terra sulla piscina, dove ci sarà il bar, dove ci sarà la sala colazione e i pranzi di chi viene ospitato, senza andare ad occupare le sale che oggi servono per cerimonie. Capisco. Lo completo ancora di più, insomma. E naturalmente le donne mettono il naso della sua famiglia, no? La moglie, i figli e le figlie. Prima, grazie alla mia famiglia che collabora con me e che veramente si sacrifica a fare le cose belle e buone. E tra l'altro anche senza la famiglia non puoi fare nulla. Una persona, un uomo poi non può dare quella mi piace delicatezza e quella bellezza che, certo, anche che siamo riusciti a dare. La scelta delle tende, la scelta dei tappeti, certo. C'è le tovaglie. Mia moglie, certo, che ha detto e anche forse per queste cose. Peraltro, invece per la ristorazione, per tutte le, ci sono le mie figlie, i miei generi, certo, che certo, andano in ufficio, lavorano uno all'acquisto dei viveri, ovviamente sono e qui c'è una macchina organizzativa dietro del mercato. A proposito, signor Venneri, sì, c'è un sito dove possono i nostri amici. Sì, sì. Ah, c'è tutto, villaggio sangiovanni.it. Perfetto. È facile, perfetto. Molto San facile. Giorgio Ionico, Taranto. Benissimo, allora salutiamo Angelo Venneri. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona di giornata. Questa pubblicità. Grazie, grazie. Devo dire che anche a voi siete veramente in gamba. Grazie. Grazie, grazie. Allora, aspetta un attimo con noi perché diamo la linea alle ultimissime, quindi le informazioni che giungono dalla nostra redazione giornalistica, e poi parleremo ancora di matrimoni, questa volta però di abiti da sposa. Non mancate, a tra poco. Mi conviene Ocean. Gli aggiornamenti dalla redazione, ben ritrovati. Lo Stato italiano è formalmente sotto processo di fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni dell'Ilva. La Corte di Strasburgo ha ritenuto sufficientemente solide in via preliminare le prove presentate e così ha aperto il procedimento contro lo Stato italiano. A rivolgersi a Strasburgo sono stati nel 2013 e nel 2015 182 cittadini che vivono a Taranto e nei comuni vicini. Alcuni rappresentano i congiunti deceduti, altri i figli minori malati. Nel ricorso sostengono che lo Stato non ha adottato tutte le misure necessarie a proteggere l'ambiente e la loro salute. In particolare, alla luce dei risultati del rapporto redatto nel quadro della procedura di sequestro conservativo e dei rapporti sentieri. I ricorrenti contestano inoltre al Governo il fatto di aver autorizzato la continuazione dell'attività del polo siderurgico ionico attraverso i cosiddetti decreti Salva Ilva. Prevede investimenti per 230 milioni di euro il patto per la città metropolitana di Bari, che è stato firmato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Sindaco Antonio De Caro, alla presenza degli altri sindaci dell'area. Previsti interventi per le infrastrutture nei 41 comuni dell'area metropolitana, in particolare per la mobilità sostenibile, per l'innovazione della pubblica amministrazione e realizzazione di reti intelligenti per la connettività urbana. La cronaca: si è presentato con il volto coperto da uno scaldacollo davanti alla cassa del bar della stazione ferroviaria di Taranto e con la minaccia di una pistola si è fatto consegnare il denaro in cassa, più una cassetta dove erano custoditi altri soldi. Erano da poco trascorse le 22:30 di ieri, in quel momento nel bar si trovavano pochi avventori.
Un'azione veloce, il rapinatore è poi fuggito in sella ad uno scooter. Pare che il bottino sia di circa 1000 euro, ma non è stato ancora quantificato. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che con gli agenti della polizia ferroviaria hanno subito avviato le indagini. Le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno sequestrato un'attività commerciale adibita a ristorante, pizzeria e bed and breakfast sul litorale del comune di Leporano. Di un appartamento nella frazione di Talsano e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 450.000 euro. L'attività è stata condotta nei confronti di una 61enne di origini iraniane, da tempo residente in Italia, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Le indagini eseguite dai militari del gruppo di Taranto nei suoi confronti e nei confronti dei componenti del nucleo familiare hanno evidenziato una sproporzione tra il tenore di vita, i beni a loro riconducibili e i redditi dichiarati dal 2004 al 2015, che per la maggioranza delle annualità sono risultati pari a zero. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Conviene Auchan. Mi conviene Auchan. Spina, il gusto in azione. Da una vecchia tradizione i prodotti caserecci pugliesi. Il pastificio di Bari Tarallloro nasce nel 1982 con la produzione di taralli, da cui il nome del marchio. Ad oggi produce principalmente pasta trafilata al bronzo, essiccata lentamente a bassa temperatura e ottenuta dalla miglior semola di grano duro, per soddisfare i clienti del mercato nazionale e internazionale. Tarallloro, nuove tecnologie per prodotti di alta qualità. Da lunedì 16 a mercoledì 25 maggio all'ipermercato Auchan arrivano i top 100. 100 prodotti in offerta con la formula risparmio Superstar. Solo con la tua card. Olio extravergine di oliva cirio 1 litro, 3,89 euro. 6 uova aia di galline allevate a terra, 85 centesimi. Latte UHT Zimil Parmalat 1 litro, 99 centesimi. Birra Peroni 66 cl, 74 centesimi. Top 100. Mi conviene Auchan. Amici, guardate un po', oggi mi sposo, ebbene sì, è arrivato anche il mio momento, che bello questo abito, no, ma che mi sposo, io oggi ho un ospite che ci parlerà di questi meravigliosissimi abiti e io presento la nostra Federica, stylist dell'Atelier Sposi Più. Innanzitutto buongiorno. Ben ritrovata, perché noi ci siamo già viste. Allora, Federica, tu hai portato delle meraviglie oggi. Parliamo un po' di questi abiti, perché sono strepitosi. Allora, sì. Oggi ho voluto rappresentare, diciamo, uno showroom. Lo showroom, una piccola parte dello showroom presente all'Atelier Sposi Più. Se vuoi posso mantenervi anch'io. Ah, grazie. Okay. Niente, oggi volevo appunto spiegarvi, essendo una stilista, quindi la priorità che si ha nello scegliere l'abito da sposa è proprio come conformarlo al proprio fisico. Perfetto. Quindi oggi diciamo che ho portato 5 modelli, sì. Naturalmente tutta una preview 2017. E anche 5 modelle senza testa. Sì, sì, anche 5 modelle senza testa, proprio per rappresentarvi le varie tipologie di fisico che può avere una donna. Perfetto. Quindi partiamo dal fisico acclessivo.
prima di continuare, Federica, spieghiamo ai nostri amici da casa il tuo ruolo. Quindi sei stylist, cioè che significa? Sì, sì. Allora, mi occupo della parte stilistica dell'atelier. Cioè quindi disegni gli abiti. Disegno, allora, oltre a disegnarli e a produrre, perché abbiamo anche una nostra linea che si chiama la Fedra Couture, sì, appunto, che si occupa di produrre abiti da sposa, ma soprattutto da cerimonia, tutti fatti a mano. Quindi a livello sartoriale è una sartoria, un'alta sartoria, un'alta cerimonia, sia per la sposa che per la donna. Quindi tu accontenti anche le richieste delle, certo, delle spose? Sì, sì. Si creano... Magari se qualcuno vuole un modello un po' particolare, no, quindi tu, certo, realizzi... Sì, sì. Diciamo che sia un primo approccio con la richiesta della sposa. Perfetto. Quindi si cerca di capire un po' il gusto, poi soprattutto si parte con la visione del fisico della sposa e si cerca insieme di accontentare sia i gusti della stessa, ma naturalmente si cerca di dare un consiglio proprio a livello tecnico. Esatto. Proprio perché l'abito si deve conformare perfettamente al corpo di ognuno. Quindi di si noi devono evidenziare i punti giusti. Sì, giusto, si mettono in evidenza, bravissima, i punti, sì, si cerca di mettere in evidenza il, e diciamo, i punti altri. E coprirne altri, anche perché l'abito da sposa fortunatamente ci dà una mano, è vero, in questo. È vero, è vero. Allora, bene, Federica, quindi cominciamo a parlare di questo primo abito, questo qui davanti, bellissimo. Allora, questo è un abito a questi sirena. Questi sono tutti disegnati da te? No. Oggi vi ho portato degli abiti presenti in negozio, quindi sono di varie marche. Perfetto. Così possiamo avere anche, diciamo, l'altra, un'altra visione dell'atelier, quindi perfetto, la parte più commerciale. Esatto. Naturalmente... questi sono vari modelli, abbiamo il primo che qui davanti è un abito a sirena, sì, perfetto per chi ha un fisico a clessidra, quindi un fianco anche leggermente più arrotondato, va benissimo. Infatti non so se si vede da casa, la coda di questo vestito è meravigliosa. Ecco qua. E ricordiamo i tessuti invece, Federica? Allora, diciamo che la maggior parte degli abiti quest'anno tendono ad essere molto ricamati, quindi con tanto pizzo, anche perché il pizzo rappresenta proprio la femminilità. Ecco. Quindi diciamo un po' sul classico o neanche? Diciamo un classico però rivisto in nota moderna, rivisitato, sì. Sì. Infatti abbiamo una scollatura molto profonda che rende comunque l'abito da sposa sensuale, femminile. Certo. Però sempre con un gioco di trasparenze, quindi sempre rimanendo chic e raffinate. Questo è che tessuto è invece? Allora, questo è un doppio abito, abbiamo, sì, una fodera in satin e da sopra appunto abbiamo del pizzo ricamato con cristalli e baghettine di Swarovski. Questo è sempre fatto a mano? Sì, sì, questi sono tutti fatti a mano. Bene, sì. Quindi il ricamo è fatto rigorosamente, sì, sì, punto per punto. È un pizzo rebrodato. Ah, quindi bene, bene, bellissimo. Una base di pizzo chantilly e poi al di sopra è stato tutto ricamato. Quindi a chi consigliamo di vestire questo abito? Sicuramente ad una donna con un fisico a clessidra, quindi vitino stretto e sicuramente con un po' di forme. Perfetto. Non troppo magra. Ecco. Non troppo magra, perfetto. Bene, allora passiamo invece a questo alle nostre spalle. Allora, sì, sicuramente questo ha... Anche questo è un abito molto molto bello, anch'esso ricamato e con delle belle scollature, quindi abbiamo una scollatura a punta nella parte superiore, ma anche nella parte posteriore abbiamo una bella scollatura che, sì, va fino a segnare il punto vita. Il tessuto invece della, diciamo, della gonna? Questo è un tulle, un doppio tulle, uno ricamato con paillette tono su tono, sì, mentre nella parte superiore abbiamo un ricamo di pizzo macramè, tutto ricamato con cristalli e baghettine. Bellissimo. Naturalmente ricordo che i cristalli sono cristalli Swarovski, quindi sono molto molto luminosi per chi vuole comunque in quel giorno vuole diciamo illuminarsi. E infatti bellissimo anche questo, devo anche dire. Anche questo modello, diciamo che è a chi ottimo, lo consigliamo? È ottimo per una donna che magari ha una spalla un po' più larga, mm-hmm, perché quest'abito è l'eccellenza degli abiti da sposa in quanto mette in evidenza il punto vita. Ah, bene. Quindi tende a stringere il punto, sì, vita, e il discorso che qui abbiamo qui sopra, abbiamo una manichina, sì, tende a coprire ed ad armonizzare comunque tutta la figura e anche a slanciarla. Perfetto, bellissimo anche questo abito. Sì, sì. Bene, allora invece passiamo, mi dite dalla regia quale, passiamo a questo? Perfetto, ok. Eccolo qui, magari lo giriamo un po' a favore di telecamera, vediamo.
Questa è un'opera d'arte anche. Sì. Bellissimo. Questo è, diciamo che è l'abito romantico per eccellenza, in quanto abbiamo un bustier tutto steccato fino alla vita, fino ai fianchi. Inoltre abbiamo una gonna molto molto ampia con più strati di pizzo. In questo caso è un pizzo chantilly, sì, sempre ricamato, in quanto il corpetto è interamente ricamato di cristalli. È molto bello in quanto comunque abbiamo una semitrasparenza, infatti. E infatti le stecche sono a vista, sì, quindi diciamo molto sexy, anche sì, devo è dire. Molto molto particolare, bello. Diciamo che si rende il tutto, è un vedo non vedo, però che rimane sempre raffinato. Bellissimo, io vedo tante signore curiose che ammirano questi splendidi abiti. Bene, passiamo invece a questo qui davanti, questo cambiamo diciamo genere. Sì, qui andiamo su un genere un po' più sbarazzino, sì. Quindi in questo caso abbiamo comunque un vitino, il vitino viene messo in evidenza con questo doppio pizzo ricamato di Swarovski e di perle, sì. È un incanto questa. Anche paillette vedo, sì, argentate. Paillette. E poi in più la particolarità di quest'abito è che è realizzato con un doppio pizzo. Ah. Abbiamo un pizzo di base che tende ad essere comunque con un filamento argento e poi al di sopra c'è un secondo pizzo che è interamente ricamato con la tecnica del Lunéville, che è una tecnica francese che appunto richiede l'utilizzo del telaio. Ah, bene. Quindi comunque si cerca sempre anche nell'abito da sposa di un richiamo al passato, c'è sempre. Anche questo perché è anche un bustino, diciamo. Sì, sì, questo è un bustier, però anziché essere come il precedente, anziché essere fino ai fianchi e fino alla vita. Sì. Quindi avremo tutta questa parte qui, diciamo che viene messa in evidenza. Questo è un ottimo vestito per esempio per chi ha una conformazione simile alla mia, quindi il fianco un po' più largo, sì, lo tendiamo a nascondere. Perfetto. E mettiamo in evidenza il punto vita e il décolleté. Invece il sotto dell'abito? Sì, il sotto dell'abito è tutto interamente realizzato con un organza in seta. Sono che tutte ci dà balze? Proprio, sì, sono delle balze di organza in seta che ci dà proprio questo senso di volume, sì, di freschezza. È molto consigliato anche per il periodo estivo, in quanto proprio questo, cioè, è per la sposa che comunque vuole cedere, ma nello stesso tempo vuole riservarsi, diciamo, con una nota classica, certo, con una nota, certo, del passato. Certo, certo. A differenza magari del precedente, che comunque è l'abito da sposa per eccellenza ed è stato riproposto, esatto, anche quest'anno. Esatto. Questo, diciamo, è un connubio perfetto tra il passato e il presente. È molto richiesto questo? Sì, 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 sì. Quindi va da, diciamo, va che ancora... questi modelli che vi ho portato oggi sono comunque quelli più richiesti. Ah, e sono comunque i modelli che hanno raggiunto l'apice della vendita. Ah, quindi, perfetto, sono i più richiesti in Italia, perfetto, ma anche, perfetto, in tutta Europa. Addirittura, bene, sì. Sì, c'è l'ultimo, eccolo, bellissimo anche questo, Federica. Allora, io mi metto dall'altra parte, allora. Grazie. Vai. Allora, l'ultimo invece è per le ragazze anche magari che hanno un problema, diciamo così, di altezza, che tra virgolette è un problema, perché ci mancherebbe altro. Sì, metto a fianco a te. Grazie. Vai. Per una silhouette leggermente più schiacciata, quest'abito tende ad alzare, in quanto, ripetiamo, abbiamo un bustier anch'esso che si può notare con la stecca a vista. Poi in vita c'è una fascia, sì, di cristalli Swarovski, che, bellissima, comunque mette in evidenza il punto vita, però quest'abito è molto particolare in quanto abbiamo il bustier che va fino ai fianchi. Quindi abbiamo, diciamo, una figura, diciamo che riusciamo a spezzare bene la figura. Certo, l'altra, quindi questo lo consigliamo a chi? Magari alle ragazze che sicuramente hanno un bel fisico, ma anche che hanno magari una bella gamba alta, allungata, certo, in quanto comunque è un abito corto davanti e lungo da dietro. È un abito molto sbarazzino che può essere revisionato tranquillamente. Ricordiamo il tessuto di questo abito? Anche questo è un tulle, però con filamento in seta. Ah. E al di sopra abbiamo sempre un pizzo ricamato con cristalli e la fascia tutta di Swarovski. Perfetto, ritorniamo dall'altra parte. Ricordiamo Federica, diciamo, anzi ci fermiamo magari qui senza che diamo problemi ai nostri amici. Allora Federica, quindi ricordiamo quali altri tessuti comunque proponete ai clienti? Sicuramente, diciamo, qui abbiamo una piccola parte di tutto, sì, di,
di tutti gli abiti presenti in negozio. Infatti, come vi dicevo in precedenza, abbiamo sia la nostra linea, che tende, diciamo, a rispecchiare più i miei gusti probabilmente, ma che si possano, possano coincidere facilmente, certo, con quello anche di altre ragazze. Inoltre, quindi come tessuti, cioè come tessuti, che cosa abbiamo, c'è? Abbiamo il satin, il pizzo, sì, l'organza in seta, la raso seta pure, anche, il raso. Sì. Comunque sono tutti tessuti. Diciamo che l'abito da sposa non passa mai di moda. Beh, certo, perché è un continuo ripetersi, un continuo revisionare il passato. Perché comunque ricordiamo che i grandi ci hanno dato spazio, ecco. Senti Federica, ma c'è stata qualche richiesta un po' particolare su di un tessuto o su di un modello, no? Certo, particolare, sì, sì. Quindi che magari ti hanno messo anche un po' in difficoltà. No, in difficoltà no, anche no, perché da noi tutto in atelier non diamo limitazioni a di nessuno, nulla, di nulla. Bene. Perché comunque ogni sposa, ogni ragazza ha un proprio gusto e noi cerchiamo comunque, oltre ai nostri gusti personali, di rispettare il gusto altrui, perché sennò non sarebbe giusto. Anche sui colori, dobbiamo, certo, dire, si può spaziare, sì, sì, anche sulla vasta gamma di colori. Quindi, per esempio, comunque come tutti gli anni, anche quest'anno va molto il rosso abbinato con il bianco. Cioè, sì, tutto, sì, il vestito rosso? Sì, sì, anche. C'è stato anche il vestito dark, il vestito nero, tutto immagino, quanto nero. Quindi abbiamo vasta scelta e vasta gamma di colori, possiamo, certo, dire. Quindi realizzate tutto davvero. Quindi questa è la sì, lo spot pubblicitario. Naturalmente tutte le nostre linee le potrete trovare sul nostro sito internet cliccando www.sposipiu.net. Lì ci saranno alcune linee, tra cui Justin Alexander, che lo stiamo vedendo adesso. Sì. E in più abbiamo anche la pagina Facebook, Twitter, ci potete seguire bene, su tutti bene i social network. Ah, c'è anche lo sposo, quindi sì, vi occupate, sì, anche, no, dell'uomo, certo, sì, delle nostro bomboniere, come della, no, cerimonia, sì, sì, in che senso? Cerimonia, allora abbiamo sia una parte dedicata alle aziende, perché come le dicevo abbiamo un settore che riguarda l'atelier, ma siamo rivenditori di alcune aziende, di bene, molte aziende. L'altra che si parte, occupano, spieghiamo ai nostri amici da casa di che cosa in particolare. Allora, la cerimonia anch'essa può spaziare, in, certo, quanto c'è la cerimonia per la mamma, ah, le damigelle, ecco, quest'anno bene vanno tantissimo le damigelle, sì, le damigelle grandi, sì, quindi abbiamo la cerimonia per le damigelle, per naturalmente tutti gli invitati, quindi bene. Per chi volesse fare un matrimonio con stile, naturalmente può venire da noi e consiglieremo gli abiti più giusti per loro. Benissimo. Federica, parliamo però degli accessori. Sì. C'è la possibilità, certo, anche. Certo, come no. L'accessorio è un elemento importantissimo nell'abito da sposa, in quanto comunque quest'anno è ritornato il velo, ad esempio, che è un elemento o quasi fondamentale, certo, per la sposa. Il cappello invece? Anche il cappello, sì, è vero. Sì. Perché magari diciamo il giorno del matrimonio è nel periodo estivo o primaverile, si predilige anche il cappello, o meglio il cappello con il velo, quindi ecco, c'è una specie di fusione tra, sì, tra il solito cappello e il velo, quindi si cerca di indossare entrambi. E per quanto riguarda altri accessori tipo le scarpe, sì, abbiamo, non so, anche per l'uomo, ovviamente i gemelli, sì, sì, no? Sì, sì, quindi, sì, comunque allora tutto. Diciamo che noi il nostro atelier, più che atelier, è un centro sposi, quindi potrete trovare la sposa, lo sposo completi naturalmente di accessori, tra, sì, cui le scarpe, il total look, che sono i gioielli, ma anche il velo, e quindi anche per l'uomo poi calze, eccetera. Mentre abbiamo anche le bomboniere, la cerimonia, bene. E la cerimonia soprattutto per i bambini, quindi vestiamo anche comunioni, battesimi, sì, sì. Perfetto. Maschietto e femminuccia, naturalmente. Sì. Quindi diciamo che da Sposi Più anche qui ci entrate e uscirete carichi di meraviglie, perché ovviamente a parte gli abiti c'è la possibilità di acquistare appunto gli accessori e farvi anche consigliare, perché loro sono un team di esperti, ovviamente, certo, vero? Sì, sì, sì. Quindi abbiamo anche consigliate nella maniera più consona agli sposi. Magari una sposa, se ha un'idea un po' fuori luogo, cercate anche di consigliare, diciamo, anche, certo, bene. Anche perché abbiamo una grande sartoria interna, certo, che lavora H24 proprio per i nostri clienti.
E naturalmente quando verrete in atelier, la prima cosa a cui diciamo vi offriremo il nostro supporto, soprattutto sartoriale, quindi sì, una consulenza con la sarta. Questo è il sito, sì, benissimo, sì. Questo vediamo, ok. Sposi più. Ah, ricordiamo, si trova a Statte. A Statte, sì, soprattutto. Senti, Federica, è l'unico punto vendita a Statte? Sì, sì, ah, okay. È un'unica sede a Statte, lì potrete trovare tutto quanto, in quanto l'atelier è comunque strutturato in questa maniera. C'è una, sì, prima parte che si dedica all'uomo, allo sposo, dove potrete trovare... Ah, soprattutto è un'azienda di famiglia, quindi ah, a conduzione, bene, familiare, quindi potete trovare mio padre che si occupa dello perfetto, sposo, io e mia madre che invece ci occupiamo naturalmente della sposa e della cerimonia, la donna, e poi ci sono i nostri esperti che comunque tra i nostri sarti e le nostre sarte abbiamo vari stilisti che comunque lavorano per noi, potrete trovare, diciamo, un supporto. Un supporto, ecco, infatti. Quindi, ad esempio, io ti faccio la domanda. Io sono Nicla, oggi, fra qualche mese ho intenzione di sposarmi, quindi vengo qui a Statte, entro nel vostro showroom e il primo incontro, ci sediamo, parliamo, sì, ci sarà una consulenza, quindi siete anche psicologi ovviamente, sicuramente, ci proviamo, quindi accontentate tutte le esigenze dei clienti e delle clienti, quindi ricordiamo che Sposi Più non è soltanto abiti da sposa per donna, ma anche soprattutto per uomo e varie cerimonie, quindi, sì, dal battesimo ed altre. Bene, io direi innanzitutto complimenti per, grazie, il tuo lavoro, devo dire, so che siete tutti dei grandi professionisti, quindi facciamo ovviamente un grande augurio, in bocca al lupo per la vostra attività. Federica, vogliamo aggiungere qualcosa? Vogliamo, sì, salutare qualcuno, ringraziare anche qualcuno? Naturalmente ringrazio tutti coloro che ci stanno guardando, certo, in questo momento, e vi aspetto in atelier. Vi, ovviamente, ricordo che l'atelier è a Statte in via Bensizza numero 52. Lo ripetiamo, quindi a Statte via Bensizza numero 52. È facile arrivarci? Sì, sì, tranquillamente. Si trova sulla strada? Sì, sì, e in più comunque ci sono le indicazioni stradali, ah, quindi non avrete problemi. Perfetto. In alternativa comunque potete consultare i nostri siti, i dove nostri social network, di telefono, dove ci potrete, sì, contattare anche telefonicamente, e possiamo avere anche un primo approccio telefonico per poi, certo, vedere un po' l'appuntamento. Io direi di chiudere andando verso i nostri meravigliosi abiti, Federica, vi salutiamo da questa postazione, grazie innanzitutto per, grazie, essere qui questa mattina, salutiamo tutti da casa, mi raccomando, sposatevi e ricordiamo, Sposi Più è a vostra disposizione a Statte. Ciao a tutti! Ciao, grazie. Spina, il gusto in azione. Da una vecchia tradizione, i prodotti caserecci pugliesi. Il pastificio di Bari Tarallloro nasce nel 1982 con la produzione di taralli, da cui il nome del marchio. Ad oggi produce principalmente pasta trafilata al bronzo, essiccata lentamente a bassa temperatura e ottenuta dalla miglior semola di grano duro, per soddisfare i clienti del mercato nazionale e internazionale. Tarallloro, nuove tecnologie per prodotti di alta qualità. Vivere bene ti conviene. Sono qui vicino alle paste bellissime e incredibili del pastificio di Bari Tarallloro. Amici, un prodotto made in Italy che dalla tradizione arriva all'innovazione. Quindi in Auchan le paste a formati speciali e integrali al farro a 1,19 € in offerta, mentre le caserecce a soltanto 1 euro, cari amici. Un chilo di pasta caserecce a 1 euro. Pastificio Tarallloro, venite qui a trovarci. Mi conviene Auchan. Noi proseguiamo sempre con ritmi frenetici. Quali sono questi ritmi? Sentite. Sì, dai. Non vedo nulla. Siete pronti, ragazzi? Allora, una dietro l'altra le cose. Noi vi, sì, vogliamo far divertire, informare, tante cose belle. E ora la nostra regia propone
un jingle? Sì. Perché? Sta per cominciare il carrello della fortuna. Vieni a vincere un carrello pieno di prodotti. Mi conviene Auchan. Mi conviene Auchan. Io non vedo nulla, Angelo. Non so se sono ripresa oppure no. Sì, sì, si sì. Sono sì, ripresa. Sì, bene. Sì, sì. Cari amici, siamo giunti di nuovo al gioco del carrello, quindi vi aspetto qui allo Shan per giocare insieme in diretta oppure chiamate al 338-722-5897. Vi aspettiamo, chiamate, 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 vi aspetto perché io... Ecco, vedi, vedi, appena lo dico subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, il suo nome? Sono Annalisa da Taranto. Ciao Annalisa, ben ritrovata. Come stai Annalisa? Bene, grazie. Bene, che cosa si cucina oggi? Cosa si mangia? Oggi faccio il petto di pollo. Buono. Con crema e peperoni. Che spettacolo. Posso venire a casa Annalisa? Ovvio. Ah, ovvio, bene, mi aspetto. Aspettami, ci vengo sicuramente perché il petto di pollo poi è un piatto che a me piace. Questo come primo o come secondo? No, questo come secondo e poi faccio un risotto. Ma che spettacolo. Annalisa, vieni, vieni a cucinare. No, a casa mia si mangia, Nicla. Fai pure a casa mia si mangia. A casa mia mangiano tutti, io faccio la dieta e loro mangiano. Come fai la dieta? Non mi dire così, come fai la dieta? Non si fanno le diete. Sì, no, io sempre, mi mantengo sempre. Ah, sì? Vabbè, fai un po' di corsa, sì. Anzi, un po' tanta corsa come fa Valentina, così ti metti in forma, dai. Però mangiare va, va, no, non si può, non si può non mangiare, Daniela, dai. Verrò a piedi a Auchan. Allora, brava, ti aspetto. Anzi, a proposito, io ti aspetto, io voglio conoscere i nostri fedelissimi. Hai sentito prima sì. Luana, ha detto che venerdì sì. viene a trovarci, quindi aspetto anche te, va bene? Verrò anche io, penso, dai. Venerdì. Ma che bello, grazie, ti aspettiamo. Spero allora di trovarvi tutti e tre, così ci conosciamo. Sì. Speriamo, ci dai, speriamo. Allora, io ci sono sicuro, Angelo sicuro, Valentina, vabbè, ho, in questo periodo ho un po' di problemi con i bambini, però sicuramente certo, ci sarà venerdì. Sì, sì, mi dispiace. Vabbè, allora. Vabbè, speriamo che si risolvano presto. Certo, certo. Giochiamo, giochiamo, vediamo. Va allora, bene. Hai sentito gli aiuti? Hai sentito i nostri sì, amici? Sì, ho sentito, sì, fra un peperone e un petto di pollo, sto sentendo. Bene, bene. Bene, dai, giochiamo, giochiamo, vediamo se riusciamo a vincere. Vediamo un po'. Sì, sì. Potrebbe essere 56 e 52 centesimi. Ah, peccato, sei stata bravissima, però non è il prezzo esatto. Va bene. Allora, ci sentiamo sicuramente domani, ti aspetto, comunque ti aspetto venerdì. Va bene, okay. Ci vediamo venerdì. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, ciao, ciao. Che belli i nostri amici, io sono innamorata dei nostri amici. Siamo, anche, siamo sì, diventati sì. veramente amici famiglia, con i nostri telespettatori, questo ci fa piacere, soprattutto se vengono a trovarci così ci conosciamo di persona. Una bene. Bella esperienza, certo. Davvero. E chiamate, poi... chiamate, chiamate al 338-722-5897. Buongiorno signore, volete giocare con me con il carrello della fortuna? Signora, vuole giocare? Vuole giocare con me? No. La signora vuole giocare con me? È facile, ripresa, signora. È facile. Se guarda, vuole giocare con me? Vuole dire il prezzo? No, non è niente, non è niente. Due secondi. Venga, ecco. Questa è l'opera di convincimento di Nicla. Allora, signora, buongiorno. Buongiorno. Il suo nome? Luisa. Da? Massafra. Da Massafra. Signora Luisa, velocissimamente, mi dia un'occhiata a questo carrello, mi dia un costo, compreso i centesimi, e se lo porta a casa. Allora, l'aiuto. Siamo sopra i 40... e sotto i 60 euro con i centesimi. I nostri amici si sono avvicinati. 50 non dico più niente. 7. 57 quanti centesimi? 30 centesimi. 57 e 30 centesimi. No signora, è stata bravissima, però non è proprio quello. Ci venga a trovare domani oppure può chiamare anche da casa per tentare la fortuna, dato che è stata brava. Magari okay, domani si può. Grazie signora, buona giornata. Pronto? Buongiorno signore, il suo nome? Buongiorno, sono Maria, chiamo da Taranto. Ciao Maria, è la prima volta che chiami? No, ho chiamato qualche altra volta. Perfetto. Nei giorni scorsi. Maria, e quindi ti vogliamo far vincere il carrello, perché anche tu comunque sei tra i nostri sì. fedelissimi. Maria, hai sentito sì, sono prima? Sì, fedelissima. Dai, dai, Maria, senti... che cosa stai cucinando Maria oggi? Oggi pasta al pesto. Buono. Quindi che pasta? Sì, buono, che buono. Pasta fai? Che pasta fai? In genere io faccio gli spaghetti. Buoni,
che specialità quegli sì. spaghetti, buonissimi. Bene Maria, quindi sì. io faccio il giro, passo prima da Daniele e poi vengo a casa tua. Va benissimo. Perfetto, va benissimo. Vai, sono due. Allora, giochiamo. Allora, senti, io ti sì. dico sì. 53 sì. e 52. No. 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 Non ci siamo, non ci no. siamo ancora. Purtroppo no. Maria, purtroppo Maria no. Tu devi guardarmi bene quando gli altri si avvicinano. Tu, le mie espressioni mi dicono tutto, poi mi licenzieranno, va bene, ma non fa niente. Allora mi sono sbagliata, sì, pensavo di aver capito qualcosa, invece no. Dai, ti aiuterò domani, se non vinco d'accordo, oggi. D'accordo, domani. Beh, Maria, un bacio grande e buona giornata, grazie. Anche a voi. Ciao, 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 grazie. Grazie. Bene, quindi sono invitata a due pranzi quest'oggi, io sono contenta. Facciamo. Però nel frattempo chiamiamo, vero Angelo? Dobbiamo continuare? Sì, 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 continuiamo un po' perché appena sarà possibile poi faremo un collegamento telefonico perché gli ospiti dello spazio successivo purtroppo hanno avuto un impedimento e quindi non possono essere nei nostri studi, cercheremo di contattarli al telefono. Comunque posso dare un altro aiutino? Dai, faccio un gesto, sì, faccio sì, un sì. gesto. Sì, attenzione, faccio, che questo è un momento importante. Faccio così, basta. Non... vi vabbè, aiutiamo, ma così... vi aiutiamo, vabbè. Basta, non ho detto niente. Basta, allora. L'ho detto io. Pronto? Pronto, signora, buongiorno, il suo nome? Anna da Talsano. Anna, che bella voce che c'hai, Anna. Grazie. Da Talsano, salutiamo tutti i talsanesi. Anna, hai sentito prima i nostri amici che si sono avvicinati? Vinciamo. Sì. Allora, aspetta. 49. Aspetta. Anna, è la prima volta che chiami? La prima volta, dai, ti voglio far vincere il carrello, dai, allora aspetta, ti conviene, ho sentito una cosa che dai. Non mi piace, vedi questo gesto che sto facendo, no, facciamo anche... finta di non aver sentito, dai, allora è 58 e 20 centesimi. 58 e 20 centesimi. 58 e 20 centesimi. Ti abbiamo dato un bel aiuto. Sei stata brava. Magari vincevi subito. Vabbè, non è la cifra giusta. Vabbè. Grazie. Ti aspetto domani, mi raccomando, va bene? Non posso venire perché sto in malattia. Vabbè, da casa. Lavoro all'anidrario, e allora sto in malattia che ho la schiena a pezzi. Sapessi io, noi faremo le cronache di Nernia. Non posso uscire di casa per una settimana. Amica mia, però domani, visto che non puoi uscire da casa, ci chiami, Ci riproviamo, va bene. Ok, ti aspetto. Bacione grazie grande. Mille, buona grazie. Guarigione, buona guarigione. Grazie, buongiorno. Grazie. Che entusiasmo, caspita, che entusiasmo. Hai visto quante persone. Sì, vuole giocare con me? Quante persone no. vogliono giocare, vogliono partecipare, insomma, ci possono. Dai, chiamate che siamo vicini, chiamate. Diamo un po' di allegria. Chiamate. 338-722-5897, dai che lo vinciamo oggi questo carrello, forza, come ha fatto la signora giorni fa che al primo tentativo se l'è portato via, quindi ecco, vediamo chi è fortunato. Pronto, buongiorno, il suo nome? Giuseppe da Taranto. Buongiorno Giuseppe, hai già chiamato? Sì. Bene, Giuseppe, anche tu sei un fedelissimo, quindi io ti voglio aiutare a vincere questo carrello. Hai sentito Angelo? Anzi, hai visto Angelo che ha detto dobbiamo salire un pochettino? Quindi 40 diciamo che è troppo. No, dobbiamo salire.